Il mio ingegnere ha detto che sono in lizza per diventare prima guida e godo. È previsto sole, poi nuvoloso. Vediamo le strategie. Allora, possiamo partire con questa. Proviamo, non lo so, in caso dopo vediamo in corsa, è un po' diversa per la strategia rispetto all'F1-16. Bella ragazzi, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Fio, siamo in Canada, finalmente una qualifica degna di nota, il Canada è una gara molto favorevole per me, amo molto, e siamo addirittura noni con la Power Unit nuova, sto belle differenze. Allora, per l'Azerbaijan mi deve arrivare il moto propulsore potenza del motore, praticamente questa permette al motore di produrre una combustione più controllata e di conseguenza maggior potenza. E quindi salgo un pochettino, dai, non tanto, però un pochetto. Migliorie qua. Qua abbiamo la Power Unit che è così. Siamo la seconda per tutte, tranne il motore a combustione interna, che siamo la terza unità. Il cambio, siamo la dotazione attuale, il primo. Siamo messi così. E niente, fiori, andiamo per la gara con il nono posto in griglia. Voglio punti. Anche in gara, ragazzi, andiamo a spaccare i culi. La migliore qualifica del Cume. In gara sarà più difficile perché il passo gara non è semplice per il comandissimo, però io ci provo, raga. Adesso supero tutti, Fio, ragazzi, per chi mi chiede di togliere degli aiuti, Fio, per me è ancora impossibile. Cerco di essere più corretto, di fare meno, diciamo, sportellate, questo ci posso provare tranquillamente, però da qua a cambiare, a togliere aiuti è proprio impensabile per adesso, soprattutto con una macchina così scarsa. Siamo settimi, abbiamo una partenza discreta, un po' di alberi, comunque è prevista, come abbiamo visto, sì, il meteo cambia, quindi perché fatalità era sempre uguale nelle prime 6 gare. Ok. Inizio già in salita. Speriamo in una gara con tanti problemi per gli avversari, perché noi siamo sportivi. Diciamo che comunque questo rettilineo qua non è certo positivo per una macchina come la McLaren, che fa della Power Unit, del motore, la sua arma svincente. Lasciatevi questa terminologia un po' comandiera. Una presa di merda sta prima curva. Primo giro andato. E già vado lungo, molto bene, molto bene. Devo stare tranquillo, qua l'ho un po' cannata. Devo stare tranquillo, guidare pulito. E il passo gara arriva. Solo che c'ho dietro la Williams che è leggermente più veloce di me, ma proprio leggermente. Tanto c'è lotta tra Ricciardo e Stroll. Stroll in casa fa bene, sinceramente, lo si vede, guarda Stroll, guardalo, il piccolo Stroll. Ma in realtà è Massa, infatti, perché Stroll è dietro bene, il Cume è proprio andato, ma... Il Cume è veramente in una crisi mistica, la crisi mistica del Cume. Devo guidare con calma, cioè nel senso, so che sembra un controsenso guidare con calma, ma è l'unico modo per avere un buon passo. Precisi, il più possibile. Tanto qua si danno battaglia Massa e Ricciardo, e quindi il Cume sta arrivando. Ecco, subito lasciamolo, dai, lasciamolo, scusate ragazzi. Come si fa a ingolosire il Cume. E dopo perde tempo, vedi? Infatti Stroll è tornato sotto. Un po' di pazienza, Cume. Ecco Stroll, possiamo superarlo, Lance Roll. Non stiamo andando male, crediamoci, sarebbe bello fare punti per la terza gara consecutiva, non sarà semplice, però proviamoci. Attenzione a Pippo Stroll, Fiori. Niente, se mi viene a dire che Stroll è davanti, tanto Verstappen supera Stroll, bene, non mi sbaglio più, grazie. Dai,
Dai, Kuma, dai, pompa, devi pompare, Kuma. Devi pompare, come solo tu sai fare, nel senso buono del termine, però, eh. Adesso sarà dura col DRS, infatti, Verstappen subito ne approfitta. E Verstappen ci ha sverniciato, siamo ottavi, lasciamolo passare, non facciamo cagate. Guidiamo con calma. E preferite un Kuma più indietro, ma più corretto. Io cerco di regalarvelo il Kuma corretto. Anche se la voglia di spaccare tutto è grande. Facciamo ancora fatica, c'è poco da fare. Ha fatto il miracolo in Spagna grazie alla fortuna di due ritiri e del salvataggio buggato. Monte Carlo, insomma, ho fatto punti grazie a praticamente 202 macchine ritirate. Qua in Canada sarà più difficile, ma io ci credo. Previsioni meteo. Ma che cazzo? Previsioni del tempo. Niente, l'ingegnere non c'è. Bene, fa piacere. Pilota davanti. Si è buggato l'ingegnere, me lo godo. Perfetto. Sono quelle cose della vita meravigliose. Ancora un po' di bug ce ne sono, Mamma quanto ho rischiato qua. Attenzione a Stroll, Stroll. Me lo ripappo Stroll, però me lo ripappo Stroll, ciao. Me lo sono ripappato Stroll. Ritiro per Vettel, ritiro per Vettel, ciao Seb. Ciao Seb. Però non esce la safety car, peccato, sarebbe stata utile adesso, molto utile. Attenzione, un altro ritiro comunque. Dammi la safety car adesso, un po' di culo. Che è uscito? Sì, cazzo, con fuori! Questo è un bel culo. Finalmente un po' di fortuna, cazzo. E adesso andiamo ai box adesso, chiaramente. Box in questo giro. No. Vai raga, siamo pronti. Green flag e andiamo. Ce la facciamo. No. Mamma quanto ho rischiato, Fioi. Bisogna capire se qualcuno deve andare ancora ai box, perché mi fa strano che... Cioè, sono già tornati tutti e mi sembra veramente bizzarra la cosa. Mi sembra molto bizzarra. Speriamo, speriamo di avere un po' di fortuna. Non so se riusciamo a fare qualche sorpasso in pista. Però, secondo me non tutti sono andati, non tutti hanno fatto la sosta, secondo me. Quando superiamo Ericsson, ciao Eri. Quest'anno sono quasi tutte belle le livree delle macchine, cazzo. Mi spiace che non posso mettere la mod, forse è immoddabile sto gioco, speriamo di no, ma sarebbe proprio assurdo. L'obiettivo è tredicesimo, quindi almeno tredicesimo vorrei arrivare. Ok. Siamo con la miscela obesotta. Guarda le prime come scappano via subito. Tanto qualcuno è ai box, signori, Qualcuno... Anzi, tanti sono ai box. Ecco, mi sono distratto. Ma porca puttana. Ok, siamo ottavi. Speriamo che nella loro strategia ci sia anche per loro le gomme super soft, perché sono le ultra soft, non tengo chiaramente il ritmo, però... Strategia azzeccata, bravo Kuma. Mi sei piaciuto qualcuno. Abbiamo sfruttato bene la sosta e la safety care. Dobbiamo tenere assolutamente la zona punti.
Cioric sono alle ultra soft. Ragazzi, ho perso la quinta marcia. Dio madonna, ho perso la quinta marcia. E mo, so cazzi incredibili. Dio Cristo, no. Non posso buttar via una gara così, però. Ho perso la quinta marcia così. E com'è il cambio? Beh, c'è una 5%. Ecco. Va bene, sì, comunque da quello che ho capito forse possono anche sistemarlo, in corsa. Però, tanto ho perso la posizione su Hülkenberg, disastro. Cagarda. Oh, ma che sfiga Monte Carlo. A Monte Carlo, non avevo più benzina. Fanculo. Male, molto, molto male. Peccato perché l'ottavo posto era la mia portata. È tornata la quinta però, adesso la vedo, forse è tornata adesso. Sembra tornata. Manco male. La strategia c'è, però sentite. Previsioni meteo. Addio. Oh. Senti, mi distrago quando faccio sta roba. Previsioni del tempo. Tra 10 e 15 minuti pioggia. Ci sarà o non ci sarà? Noi siamo quarti, la strategia vincente. Forse devo mettere le soft però. Siamo al 28%, insomma, non lo so, solo che sarà durissima tenerli dietro, Io ci provo con le unghie e con i denti, ma le non capelliamo così, grazie. C'è un po' d'ansia per il quarto posto, è una roba che non me l'aspettavo. Ecco, il cambio mezzo andato, è sotto a posto, però... Non ho la macchina nelle migliori condizioni, niente, non frena più, cazzo. Ma adesso qua Stroll. Devo stare molto attento alla Lance Stroll. Niente, oh, mi sbaglio, oh, ma... Niente, oggi ce l'ho con Stroll perché siamo in Canada. Massa mi supera, scusate, sì. Ciao ragazzi, mi superano tutti, evviva! Tutti, siamo settimi d'altronde, era abbastanza scontato insomma, cioè... Però non molla il Kume non molla niente. Sono più veloci, sono più veloci... Io cerco di fare il possibile, ma le dure. Dai, cazzo, dai. Che fatica la vita a Bomber. Il Bomber Kume non riesce a tenere il passo. Dei big. E le gomme sono anche un po' usurate, mamma mia. Devo fare un'impresa per rimanere in zona punti, è veramente un'impresa titanica, a dir poco disperata. Tanto la Toro Rosso cerca di superare Perez. Su rettilineo mi superano tutti. Il Kume tiene però, stavolta il Kume ha tenuto, eh sì. Stavolta il Kume ha tenuto, però siamo ottavi, fiori, mamma mia. A sandwich sul Kume. Però mi sto divertendo a sbrega, ragazzi, mi sto divertendo come un porco.
Ragazzi, è entrata la safety car, due ritirati, non ho visto chi però. Proviamo ad andare ai box e cambiamo di nuovo strategia. Io ci provo. Ok. Sì, saremo penultimi, penso. Mamma mia. È entrata la safety, la safety. Due volte anche qua in Canada, mamma mia. Cinque volte in due gare. E come sempre succede il finimondo. Penso Hulkenberg si sia ritirato, che ha innescato la safety car. L'altro me lo ricordo, perché non si sono ritirati insieme. Se non mi ricordo, Fioi. Scusate, ma... è diverso rispetto all'altro anno. Cioè, prima si è ritirato, dopo un po' viene fuori il nome del ritirato. Piove tra 7-8 minuti, hanno detto, bene. Tutto molto regolare. Dodicesimo. Cioè, almeno, sì, dodicesimo, forse anche undicesimo in realtà. Tanto per soffrire un po' di più. Sta arrivando la pioggia anche, pioggerellina, eccola qua. Inizia a piovere tutti quanti ai box, fatti i coglioni, niente. Beh, forse dodicesimo, undicesimo potrei anche arrivarci. Vai, DR cazzo. Vai, 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 vai. Final lap. Che delusione però. Speravo di andare a punti e invece total disaster. Comunque dal tempo è cambiato. C'è una pioggerellina. Mix 2. Dodicesimo, bene, almeno stiamo sull'obiettivo scuderia, questo era importante. C'è da dire che la Williams con le super soft è più veloce da McLaren con le ultra soft. E finisce qua la gara. Vince ancora Raikkonen, ragazzi, Raikkonen è una bestia. Ok, almeno l'obiettivo scuderia è centrato, dai, contentiamoci, chi si accontenta gode. Ok. Va bene. Leggera pioggerellina finale. Ah, che sofferenza. Eccoli qua. Grosjean con la penalità. Raikkonen in testa al mondiale. C'è un bellissimo mondiale in tre. Vettel non esiste. Perfetto. Raga, un saluto al comandante Graziano. Ciao!